porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. In questi giorni su Sky 1 è ricominciato X Factor, ovvero la caccia al nuovo talento, l'artista che vincerà un contratto con un'importante casa discografica per la produzione di un disco. Intanto le chiedo, lei segue programmi come The Voice, X Factor, Amici, Talent Show? Amici un po', ma il resto no, dipende. Amici lo seguo a volte come passatempo e basta. E come mai non li segue? C'è qualche motivo particolare? Cioè, infine la musica di oggi la vedo molto commerciale rispetto alle musiche di prima, e questo è il motivo. Quindi i talent hanno contribuito forse a banalizzare la musica odierna? Guarda, dipende, cioè, non tutta la musica, ma gran parte della musica attuale la vedo troppo commerciale, e questo non va bene secondo me. C'è qualche cantante uscito dai talent che lei ricorda? No. Quindi se le faccio qualche nome, non lo so, Marco Mengoni? No, non so. Alessandra Amoroso, Emma, Giusy Ferreri? Nessuno di questi? Non so tanto sui musicisti adesso. A me piace di più, possiamo, Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro. Quindi la vecchia scuola, quelli che hanno fatto la gavetta. Sì, possiamo dire. No. Come mai? Perché non guardo tanto la TV. Quindi a prescindere dal fatto che siano dei talent, non è che li giudichi negativamente? No, questo no. Ci sono degli artisti usciti dai talent che sai essere usciti dai talent che ti piacciono, che segui particolarmente, oppure proprio no? Sì, l'ultimo vincitore di X Factor, Lorenzo Fragola. Ti piace? Sì, sì, sì. Ok, il fatto che molti vengano un po' snobbati proprio perché escono dai talent, secondo te è giusto o sbagliato? Secondo me è sbagliato, perché se meritano è giusto che vadano avanti, se non meritano è giusto che si fermino. Quindi possono esserci dei veri talenti anche nei talent? Sì, secondo me sì. Il fatto che qualcuno dica sono tutti prodotti confezionati, per cui non c'è nulla di così artistico, veramente artistico, è un concetto giusto o sbagliato? Per me è sbagliato. Qualche nome veloce di artisti città d'Italia, mi dici se lo conosci sì o no. Per esempio, conosci Emma? Certo. Alessandra Amoroso? Sì. Marco Mengoni? Sì. Giusy Ferreri? Sì. I Colors? Colors, sì. Vado più sul difficile adesso. Aram Quartet? No. Vincitori del primo X Factor, pensa, Suor Cristina? Sì. La conosci? La segui? No. Ok. Per Davide Carone? No. Non lo conosci. Valerio Scanu? Valerio Scanu poco. Poco, però l'hai già sentito. E per finire Annalisa? Annalisa sì. Beh, comunque sei un esperto, sì, diciamo. Perché ascolto tanta radio, ecco perché. Assolutamente no. Non li segui, come mai? Allora, di musica buona e indipendente ce n'è. Perché devo seguire roba già... È un package, è una roba commerciale, dai ragazzi. Più di così. Cioè, cercare talenti, ce ne sono i talenti, riesci a trovarli. E comunque non sono indirizzato verso il pop. Quindi è tutto costruito a tavolino, dici tu? Non c'è nulla di spontaneo o di artistico, forse? Allora, non mischiamo i due argomenti. Perché spontaneo e artistico sono due cose diverse. È un show televisivo. Qualcosa deve essere costruito, reazioni saranno registrate dopo del pubblico eccetera, poi ci sarà il montaggio, è normale, questo è diverso, questa la spontaneità non c'è, però talenti artistici ci saranno, cioè non è che prendono il primo che compra una chitarra poi va a cantare lì. Però non credi che soffrano un po' di per questo pregiudizio, nel senso che vengono classificati come artisti da talent e quindi si pensa che non siano artisti di spessore, magari qualcuno lo è? Beh, questo è un buon punto, onestamente. Sicuramente ci sarà un po' di dogma, tra virgolette, su questo, sicuro. Però, come detto prima, io non sono indirizzato verso il pop, non sono il target dell'argomento, dunque stai proprio andando a chiedere ad uno che andrebbe lì con le torce e i forconi, diciamo. Quindi non c'è nessun cantante di quelli usciti dal talent che ti piace o che segui? Guarda, onestamente non seguo tutto il talent, io seguo tutta una scena diversa. Quindi se ti dicessi Marco Mengoni non sai nemmeno chi è? No, no, so chi è. Sai chi è, però non lo seguo. Piace. Non ti piace? Assolutamente non fa per me. It's not my cup of tea. Ok. Thank you very much. You're welcome.